Buonasera a tutti, siamo qui all'Ischia Film Festival con Edoardo Winspear, regista di Grazia di Dio. La Puglia, la sua Puglia, ha un ruolo oltre come setting, oltre al rapporto che ha direttamente con lei, appunto assurge a personaggio vero e proprio nei suoi film. È possibile vincerlo anche dai tanti campi lunghi, grazie ai quali lei si sofferma sul paesaggio e sul paese. Ci può descrivere questo suo rapporto? In che modo è nato e in che modo si dirama? Beh, io sono di là, sono cresciuto lì, ho iniziato a fare il cinema, non in Puglia, in altri posti, però in Puglia, nel Salento, ho iniziato a amare il cinema. Quindi la cosa più naturale era guardarmi intorno e pensare che i posti dove sono nato, i miei paesi, il mio mare potevano essere la location per delle storie. I miei personaggi diventano paesaggio, il paesaggio diventa personaggio, si assomigliano un poco. Io ho dei personaggi che sono delle rocce proprio. Mia moglie è l'attrice di questo film. Il paesaggio pugliese si vede nei suoi occhi, nel suo sguardo. Ci sono secoli di diffidenza verso turchi, saraceni, spagnoli. Le mani sono mani di chi ha lavorato la terra. La pelle è scura, arida. Oh, Dio, mi sente. Ma su YouTube questo. È una bellissima donna. Adesso perché lei mi ha fatto questa domanda sul paesaggio e io sono diligente. Certo. Sono Sai, segni che raccontano. sono segni che racconto, sì. Devo dire che noi registi ogni tanto ci prendiamo la libertà di non sempre capire quello che facciamo, semplicemente lo sentiamo. E il paesaggio, io spero che non sia cartolina, non sia solo sfondo, ma racconti anche. Poi il nostro paesaggio è un paesaggio molto interessante perché è sempre plasmato dall'uomo, ma voglio dire qui, cioè, non è l'Amazzonia, il deserto, c'è la natura, ma la natura è plasmata dal lavoro di contadini, il paesaggio italiano è così. E quindi quando vedi dei muretti a secco, quando vedi i terrazzamenti, quando vedi le masserie, quando vedi gli olivi anche, non è che sono gli olivi un faggio che cresce spontaneamente, sono olivi piantati anche 1000 anni fa, 2000 anni fa da qualche greco, qualche romano, e quello è affascinante. Qui il paesaggio, probabilmente tu puoi immaginare che le vigne sono state prima volta piantate dai coloni greci di Pitecusa, mo' esagero, però. E questo è affascinante. L'intervento umano è stato comunque notevole, Sì, l'ha sì. plasmato il Sì, ma paesaggio. sì, ma in ma noi siamo poi gli inventori del paesaggio, cioè gli italiani. È buffo perché ora non c'hanno tanto rispetto per il paesaggio, ma se tu vedi lo sfondo dei quadri di Piero della Francesca, di Leonardo da Vinci, di Raffaello, vedi il paesaggio. Il paesaggio, quando vedi anche i quadri del Settecento napoletano, i quadri della grande tradizione pittorica italiana, vedi un grande gusto per il paesaggio. È un paesaggio che racconta, non è solo. Ci sono anche il paesaggio idilliaco, arcadico quasi dei viaggiatori, che corrisponde all'idea d'Italia che avevano i viaggiatori britannici, tedeschi, però c'è invece un paesaggio vero che vedi anche dietro la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. E naturalmente io come film prendo ispirazione da Leonardo da Vinci, no, esagero, però. La domanda è sul paesaggio, no? E quindi è importante. E io poi mi interesso molto di come i registi vedono il paesaggio. Un'interpretazione, quindi, Sì, personale. ma io per esempio, sai, il paesaggio non è solo Campolungo, il paesaggio è anche macro. Per esempio in Galantuomini o in questo, ma soprattutto in Galantuomini, io ho usato molto macro per raccontare il muschio, il lichene, l'umidità,
appunto quella patina che dà il tempo. Grazie. Avremo anche una domanda riguardo un tema in questi anni purtroppo molto famoso, che è quello della crisi. Nel suo film lei propone un'alternativa, racconta un'alternativa, quindi c'è un ritorno ad una vita più semplice, ad una vita bucolica, ad una vita in cui il baratto è il mezzo principale di scambio. Secondo lei è possibile applicare questa alternativa, questa soluzione, se possiamo così dire, da lei proposta attualmente in questo momento che vive la società italiana? No, ma nel mio film io racconto una reazione alla crisi e quindi si racconta l'inizio della reazione. Non è che si può andare avanti col baratto in maniera così, diciamo, idilliaca, che poi non è per niente idilliaca, perché questi qua, i miei personaggi, hanno un sacco di difficoltà a ambientarsi in campagna. E che per me questa soluzione era una reazione alla crisi. Ecco, c'è la crisi? Non c'è più il manifatturiero? Non c'è più lavoro? Allora ci inventiamo qualcos'altro. E ti devo dire che io sono di famiglia, diciamo, borghese, così. Mia moglie, famiglia contadina, c'ha il curso sonorum di una contadina salentina, quindi figli, lei quelli come a me li odiava. Lei mi diceva, io quando io c'era l'ufore e faticava l'udabacco, a quelli come a te, li odiavo proprio, basta. Poi ci siamo innamorati tutti, attratti da rispettivi esotismi, forse. L'ironia della sorte. E lei... lei ha fatto l'emigrante in Svizzera, ha fatto la fuitina con un bel ragazzo, così, poi è andato tutto male e si è reinventata, perché spesso sono le donne che, quando un fallimento colpisce un uomo, l'uomo ha un ruolo nella società dove è più difficile, ha studiato, ha messo su la società, un'azienda, quando c'è un fallimento è difficile, la donna invece reagisce. E questo voglio raccontare nel film, una reazione alla crisi. Una delle possibili, sì. Sicuramente anticonvenzionale, insolita rispetto alle tante alternative che abbiamo visto in quest'anno. Io infatti non voglio fare un film a tema, cioè, io penso che il cinema deve raccontare dei personaggi e trasmettere emozioni. Se tu col cinema fai un manifesto politico o un film a tema, secondo me tradisci... il compito che c'ha il cinema. Se poi qualcuno ci legge un messaggio politico, va benissimo, ma il regista non deve dire io voglio un ritorno, non sono Van Damme, Shiva, non sono Latouche, non sono io sono semplicemente Edoardo Winspio che vuole raccontare delle storie. Stop. Allora, semplicemente ringraziamo Edoardo Winspio e auguriamo a tutti un buon proseguimento. Grazie tanto. Grazie a lei.